Dottor Imposimato, del suo intervento ha parlato ampiamente di un capitolo veramente brutto della nostra storia, che il capitolo delle stragi, che ha praticamente condizionato il paese per oltre un trentennio. E dalla sua esposizione sembrerebbe quasi che il cervello sia stato unico in queste stragi, o invece c'erano delle forze in gioco di diversa sponda? Guardi, sicuramente c'è un collegamento fra tutte le stragi, nel senso che tutte le stragi sono state fatte per volontà di esponenti politici e non sono solo stragi di terroristi o di mafiosi. In comune poi hanno queste stragi la partecipazione anche da parte di esponenti della destra eversiva di Ordine Nuovo, tanto è vero che c'era per esempio Rampulla, che era coinvolto anche nelle stragi di Capaci e in altre vicende precedenti. Ora, chiaramente, diciamo, il collante di queste stragi credo che sia un'organizzazione sovranazionale che ha agito in Italia dai primi anni 60 e che purtroppo credo che abbia ancora oggi delle ramificazioni nel nostro paese. Quindi credo che dobbiamo prendere atto di questo, che io ho scritto nei miei libri, tra cui La Repubblica delle Stragi Impunite, dove ho indicato dei documenti da cui ho tratto queste convinzioni. Addirittura un documento fondamentale è del 1967, che è stato trovato nella cassetta di sicurezza di Ventura, che è stato poi incriminato per la strage di Piazza Fontana, condannato all'ergastolo in primo grado, e questo documento è stato scritto da Guido Giannettini, che era un uomo dei servizi segreti. Quindi, come vede, in questo documento, che credo sia stato trovato dal giudice Stizzi, era allegata alla requisitoria per la strage di Piazza Fontana scritta da Emilio Alessandrini. Però a quel tempo queste cose dette in questo documento sembravano incredibili, e invece purtroppo si sono concretizzate. Potrebbero ancora influenzare attualmente la vita politica? Purtroppo questa organizzazione eversiva non è stata debellata, e i politici che sono pronti ad sfruttarla sono ancora vivi, in parte alcuni sono morti, altri ovviamente si sono succeduti a quelli che l'hanno in qualche modo strumentalizzata. Quindi io credo che noi dobbiamo fare di tutto per cercare di liberare l'Italia da questa cappa di piombo di questa presenza di un organismo sovranazionale che ci condiziona e che condiziona le nostre scelte anche più importanti che riguardano il governo, le scelte economiche, politiche e cose di questo genere. E lo Stato di diritto sta rispondendo in modo giusto, o perché sembra che lo stiano svuotando lentamente da lì dentro questo Stato di diritto, cioè le leggi che non colpiscono, leggi che non arrivano? Guardi, non è solo questione di leggi, perché se si fanno le leggi e poi non vengono applicate è inutile farle. Allora, lì io credo che a Palermo abbiamo dei magistrati che sono degni eredi di Falcone e di Borsellino. Io li conosco personalmente, sono persone che rischiano tutti i giorni la vita, nei cui confronti si vogliono attuare interventi di tipo stragista, e quindi dobbiamo essere costantemente vicini a queste persone, perché sono la massima espressione della legalità e dello Stato di diritto nel nostro paese. Quindi loro non sono strumentali a nessuno, loro sono servi della Costituzione. Omnes legum servi sum, sunt liberi esse possimus. Siamo tutti servi delle leggi per essere uomini liberi. Grazie. Grazie mille.